Una ricostruzione double face con da un lato i cantieri dei palazzi privati che rapidamente stanno tornando alla vita e dall'altro lato i grandi aggregati degli edifici pubblici fermi come se per loro 10 anni dal terremoto del 2009 non fossero mai trascorsi. È il caso della scuola di Amicis, della biblioteca provinciale del Convitto Nazionale, la cui ricostruzione è gestita dal provveditorato alle opere pubbliche nella sua veste di stazione appaltante. Ma dove si blocca il meccanismo della ricostruzione pubblica? Abbiamo provato a fare un ragionamento con il provveditore alle opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna, Vittorio Lapisarda. Non si tratta di ritardi, come spiega ai nostri microfoni, ma il meccanismo delle gare pubbliche, così come dettato dall'attuale codice degli appalti, è complesso, spesso imbrigliante e dai tempi incerti. Il terremoto è come una guerra e si va in guerra con strumenti eccezionali. Lei ha detto qualche settimana fa al presidente dell'INPS Boeri che non si può andare in guerra con un codice degli appalti come quello attualmente in vigore. Lei faceva un riferimento specifico proprio alla ricostruzione del cratere sismico. Dove sta l'inghippo? Allora, io ho chiaramente esemplificato una metafora. All'inaugurazione dell'INPS diciamo che facevo riferimento proprio alla prima fase, che è quella della progettazione. Per accelerare la fase progettuale si potrebbe intervenire innanzitutto sui tempi necessari per l'acquisizione dei pareri. In altre circostanze si è fatto, per esempio l'istituzione di un tavolo tecnico, di una cosiddetta conferenza permanente, che sta già dando buoni frutti nell'ambito del terremoto per il centro Italia. Qual è lo stato dell'arte del dialogo con il governo per poter intervenire sul codice degli appalti, o meglio su quella fase, quella parte del codice che imbriglia le mani del provveditorato? Il governo si è impegnato moltissimo già in questi primi mesi e ha già varato nel contesto della legge di stabilità alcune misure per l'accelerazione delle procedure di appalto. Il governo ha ritenuto opportuno assumere alcune determinazioni di carattere anticiclico, come per esempio quello dello snellimento delle procedure per l'individuazione del soggetto, dell'operatore economico, molto più rapide nell'ambito dei 150.000 euro, oppure per gli appalti fra i 150 e i 350.000 euro. Ecco, proprio a fianco alla scuola di Amicis c'è invece la chiesa di San Bernardino, la basilica di San Bernardino, che è riuscita insomma a riaprire le sue porte in un tempo relativamente breve. Perché questa differenza secondo lei? Beh, intanto occorre premettere, tornando alla scuola di Amicis, che non c'è un ritardo vero e proprio dell'amministrazione, cioè l'appalto è stato concluso nel 2012, quindi noi il nostro compito con l'individuazione dell'impresa aggiudicataria lo avevamo correttamente svolto nel 2012. C'è stato poi un contenzioso al quale ovviamente l'amministrazione si è opposta nel merito nelle varie sedi competenti, che ha in pratica comportato più di 5 anni per la sua conclusione e che ha visto confermate le posizioni iniziali dell'amministrazione. La questione della carenza di personale. Il terremoto è come una guerra, no? Per cui c'è devastazione, c'è distruzione, ed è finito il terremoto quando è finita la ricostruzione, non quando è finita l'ultima scossa, che al dire il vero tra l'altro qui non sono mai terminate le scosse stesse. Quindi si va in guerra con mezzi eccezionali, quindi è ovvio che il provveditorato dell'Aquila ha bisogno di nuovo personale.